Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 169, Mio Podcasting sulla guerra Hamas contro Israele nell'attacco dell'ottobre 2023. È di questo quello che andremo a parlare rapidamente in questa breve podcast audio. Il link per espandere il tema lo trovate come al solito in descrizione di questo file. Dunque, il 10 di ottobre 2023 decisi di fare questa bloggata intrasettimanale sul tema contingente della guerra Hamas contro Israele nell'ottobre 2023. Attacco di Hamas ad Israele 2023. Ecco, il tema medio orientale israelo-palestinese non è causa di terza guerra mondiale. Il tema medio orientale israelo-palestinese non è causa di guerre puniche 2. Il tema medio orientale israelo-palestinese è un evento neutro rispetto alla trendline storica. In modo carsico, tra virgolette, compare e scompare questo tema, ma è un tema destinato ad asciugarsi storicamente perché in modo banale palestinesi, libanesi, israeliani non avranno alcuna intenzione di condividere la loro costosa acqua desalinizzata con i subsahariani in migrazione. Se e quando l'Egitto collasserà la levata di Cartago, il Medio Oriente entrerà in modo marginale e laterale in contatto con le guerre puniche 2 per i profughi egiziani. Punto. Fine della discussione. Mi rendo ecco perfettamente conto che una stima sul futuro entro il 2050 non frega un cazzo di nessuno. Il futuro prossimo non interessa ai politici italiani e nemmeno ai mass media italiani. Mass media italiani sempre molto focalizzati nel cover appare la strategia di rigenerazione di Soros e spacciare propaganda e disinformazione massiva per rubare i voti degli italiani, illudendoli ad essere in una democrazia. Mi rendo conto che il driver interno in dimensione militare, con la proliferazione di armi nucleari tattiche nel mondo, come con missili balistici a raggio intermedio, ecco, sia un tema che non interessi ai mass media e un tema che non appaia in modo diretto, per quanto missili e missili antimissile a cortissimo raggio siano già presenti nel contesto bellico medio orientale. Ora qualcuno potrebbe eccepire che la differenza tra missili e razzi, i razzi non hanno un sistema di guida, mentre i missili ce l'hanno. Questo è vero, però i razzi di Hamas sono intercettati dai missili antimissile che hanno un sistema di guida, quindi il ruolo dei missili e razzi praticamente è già presente nel contesto bellico medio orientale. Quindi mi rendo conto che la presenza di un complotto ai danni del popolo italiano vada coverappato dalla stampa italiana, onde evitare che il corpo elettorale italiano possa fare uno più uno più uno con uno sguardo più lungo alle 48 ore di memoria mediatica. Ecco, in modo tattico contingente inerentemente all'attacco di Hamas ad Israele 2023, il 9 di ottobre 2023 il Times Israel riferisce che l'Egitto intelligence, i sistemi del, quindi servizi segreti egiziani, avevano già detto ad Israele di questo attacco, ma Israele lo ebbe a ignorare. Quindi il Time of Israel del 9 di ottobre 2023 riferisce che i 007 egiziani avevano avvertito Israele di qualche cosa di grosso che si stava preparando in Palestina, ma Israele l'ebbe a ignorare. Israele, leggi Netanyahu. 9 di ottobre 2023, ADN Kronos, 007 egiziani. Israele ha sottovalutato i nostri avvertimenti su Hamas. 10 ottobre 2023, Economic Times. L'Egitto ebbe a allertare e a suggerire di fare molta attenzione ad Israele perché Hamas stava preparando qualcosa di grosso, ma Israele, leggi Netanyahu, ebbe a ignorare completamente gli avvisi di allarme.
Questo è un articolo del Economic Times il 10 ottobre 2023. Tutti e tre i link li trovate in descrizione. Informazioni mai giunte all'interno dell'acquario dei pesci del digitale terrestre italiano, tranne in qualche breve e fugace trasmissione. Quindi le ipotesi sono due. Uno, è una manna politica per Netanyahu l'attacco di Hamas, dato che mezzo Israele era contro Netanyahu. Due, è una manna politica per Netanyahu, dato che s'era alla vigilia di un accordo con i petrolarabi, mettendo una pietra sopra la questione israelo-palestinese, perché probabilmente all'orizzonte già si vedono piuttosto nitidamente i numerosi altri problemi più seri, come ad esempio la bomba demografica africana e l'impatto del cambiamento climatico. Dunque la guerra Hamas-Israele probabilmente durerà circa, io qui avevo scritto non più di 10-15 giorni, ma evidentemente mi sono sbagliato di grosso, perché poi Netanyahu ha interesse a prolungare la sua presenza al potere e quindi di conseguenza si è lanciato in un attacco massiccio contro la striscia di Gaza alla ricerca di Hamas, che lì sono tutti di Hamas, se non sono di Hamas diventeranno per Hamas e quindi sarà praticamente piuttosto difficile togliere Hamas dalla striscia di Gaza, perché dico è gente che è già di Hamas o è gente che sta per diventare di Hamas o è gente che diventerà di Hamas. 9 ottobre 2023 Euronews, Gaza sotto assedio, interrotte le forniture di energia, acqua, cibo, Israele colpisce territori libanesi. Ecco, la storia militare insegna che nessun militare sano di mente porterebbe una divisione corazzata meccanizzata dentro un centro urbano per fare una guerra urbana di terra. E i morti, vittime civili sarebbero stratosferici. Comunque qui sembra che si vada proprio verso questa guerra urbana, fregandosi anche del rischio che Hamas possa impiegare tecniche di demolizione controllata per seppellire mezzi corazzati blindati israeliani. Comunque, dopo l'uscita nel 2019 degli USA dal trattato infla Russia sul contingentamento degli IRBM, qualcuno ricorderà il 1 febbraio 2019 il giornale, Trump esce dal trattato INF, da agosto 2019 potrebbero ritornare gli euromissili. E quindi dopo il poker F-35 il prossimo business mondiale sarà vendere missili balistici a raggio intermedio con MIRV. USA, la Russia, la Cina, la Francia, il Giappone e l'India hanno know-how per costruire e vendere missili balistici a raggio intermedio con MIRV. USA e Russia hanno tante testate nucleari a cataste, cospicuo il numero di testate per i cinesi e gli indiani, Giappone, Germania, Francia per avere testate in modo rapido potrebbero avere il permesso dagli USA di dismettere le obsolete bombe a caduta B-61 americane, estrarre le warhead, le testate nucleari, per mettere dentro veicoli MIRV-MARV, installandoli poi sui propri lanciatori. Ecco, l'Italia, pur avendo ottimi lanciatori e know-how, godrà nella gioia del martirio sprofondando in Africa, quindi non essendosi voluta preparare alle minacce di XXI secolo. Questo poi lo vedremo molto presto. Comunque, per costruire o comprare un missile balistico con MIRV serve che il mondo abbia bisogno dei missili balistici a raggi intermedi, altrimenti i missili non si rendono. È vero che gli iraniani hanno ottimi lanciatori, ma ancora non hanno MIRV e non hanno testate atomiche. E gli iraniani probabilmente si faranno la bomba o per via endogene o per via esogene. Gli israeliani hanno un possente potere aereo, ma i missili a raggio intermedio MIRV sono velocissimi. Per esempio Tel Aviv-Teheran sono appena 1500 km, per un missile a media gittata come lo Shabab 3 sarebbero circa 12 minuti di volo contro i 50 minuti di un F-35. Ecco, quindi agli israeliani a mio avviso serve un sottomarino lanciamissili che possa lanciare SLBM con MIRV per instaurare un equilibrio MED regionale con l'Iran. Una base fissa di missili balistici IRBM sarebbe infatti in Israele molto vulnerabile, perché missili a raggio intermedio su mezzi su gomma non potrebbero essere nascosti, perché la superficie di Israele è modesta, il Negev è un fazzoletto terra e ci vuole molto poco a tenerlo sott'occhio con un satellite.
I russi non vendono sottomarini lanciamissili, gli americani non vendono sottomarini lanciamissili, gli inglesi costruiscono sottomarini lanciamissili, ma sono fuori dall'Unione Europea e non vendono i propri sottomarini lanciamissili. Peraltro gli inglesi hanno anche i missili Trident della Lockheed, che sono però americani. Ecco, non servono missili ipersonici indiani a testata atomica perché non ci sarebbe tempo di decollare con gli F-35 F-15. Solo i francesi potrebbero costruire, come in area di tempo americani, un sottomarino lanciamissile con missili M51 per dare agli israeliani quello strumento per instaurare un equilibrio medio regionale con l'Iran. Un pesante attacco israeliano all'Iran, che attualmente l'Iran sostiene la Russia nella guerra contro l'Ucraina, potrebbe indurre la Russia a dare agli iraniani proprio quello che manca agli iraniani per farsi rapidamente i missili balistici con mirri con testate atomiche. Iron Dome non è capace di bloccare i missili balistici a raggio intermedio e nemmeno il Patriot. Forse gli S-300 e gli S-400 russi potrebbero beccare i lanciatori IRBM, ma 12-15 minuti di volo sono veramente pochissimo tempo. E qui continuo i miei ragionamenti dicendo appunto che il tempo di costruzione di un sottomarino lanciamissile è molto superiore alla costruzione di un missile a raggio intermedio con testate mirve. Quindi a me pare chiaro come il sole che se interessa di Israele non entrare nella guerra in Ucraina andando ad attaccare ad esempio l'Iran. E poi niente, che cosa vi posso dire? La mia riflessione poi si espande sulla banalità strategica che non è conveniente a Israele ficcarsi nel conflitto ucraino, perché praticamente non è neanche interesse di Israele ficcarsi in un bagno di sangue a Gaza con conflitti urbani. Però evidentemente mi hanno sbagliato, perché sostanzialmente a quanto pare Israele si è lanciata in una invasione di Gaza e con non si capisce mai quale possa essere l'endgame. Comunque il punto, a me pare che chi ha creato il problema in Israele è stato Netanyahu, che non ha voluto prepararsi per contenere l'attacco di Hamas, che era noto e che era politicamente conveniente per Netanyahu subire un attacco violento di Hamas. Ecco, come rapporti morti israeliani, ecco, morti di Hamas, qui faccio alcuni conteggi. E quindi mi vado a dire che ecco, la possibilità di uscire da questo impasse potrebbe esserci se Hamas decidesse di non isolare gli ostaggi. Ad esempio Israele potrebbe cedere del terreno dell'entroterra per espandere la striscia di Gaza. Se Hamas da associazione terroristica mutasse in ente politico, ecco, si potrebbero firmare degli accordi di pace, quelli di Abramo con Hamas e i petrolarabi di Israele, e mettere una pietra a tombare al tema israelo-palestinese con Russia e petrolarabi come padrini dell'accordo. Quello che Israele perderebbe di territorio nell'entroterra cedendolo alla striscia di Gaza, ecco, Israele lo riprenderebbe dalla Cisgiordania con Oltre. E quindi interesse militare israeliano avere uno pseudo stato cuscinetto tra il Medio Oriente e l'Africa a causa appunto della bomba demografica africana. Se fossero raggiunte queste ipotetiche condizioni, si potrebbe andare rapidamente verso tre stati: Israele, stato di Gaza con Hamas, e Cisgiordania con Oltre. E tutti comprerebbero con la scarsa, tutti comprenderebbero che la scarsa e costosa acqua desalinizzata, ecco, non sarebbe condivisa con nessuno, tantomeno con gli 1,2 miliardi di subsahariani in migrazione. Va bene, questa è una riflessione mia che probabilmente si è persa un po' così nel vuoto, e quindi se volete andare a espandere un po' questo tema potete andare sostanzialmente a cliccare e a darci un'occhiata. La cosa che è importante a mio avviso di questa situazione è che Netanyahu, a quanto pare, evidentemente, da quanto si legge dalle testate dei giornali del
praticamente del 9 di ottobre 2023 del Times of Israel. Egypt intelligence officials say Israel ignored the repeated warnings of something big. 9 ottobre 2023 a Diane Kronos 007 Egitto. Israele ha sottovalutato i nostri avvertimenti su Hamas. 10 ottobre 2023 Economic Times. Egypt warned Israel that Hamas was planning something big. But Israel ignored warnings. Ok, a quanto pare è evidente che a quanto si legge dai giornali, in sostanza Netanyahu sapeva, ma era politicamente a lui conveniente che vi fosse una strage, quindi un parziale vittoria tattica di Hamas, per poter, diciamo, poi scatenare una lunghissima guerra che potesse permettere a Netanyahu di rimanere in sella politica. Io qui ci vedo con questo complotto ai danni del popolo israeliano dell'autosimilarità con la strategia di rigenerazione di Soros, che fu un attacco batteriologico SARS-CoV-2 seguito poi dalla guerra in Ucraina. I problemi politici di Netanyahu hanno, diciamo, lasciato che potesse esistere l'attacco di Hamas, ecco, l'idea che Netanyahu sapesse prima dell'esistenza di una concreta minaccia, ma non abbia fatto niente per prepararsi onde subire il massimo attacco violento di Hamas, salvo poi Netanyahu scatenare una guerra, chissà, forse anche per saldarsi con quella ucraina, danneggiando il centro di gravità logistico russo, ha molta autosimilarità con la strategia di rigenerazione di Soros. La logica metodologica è identica anche per l'Italia a confrontare con la Pelargo italiana nel 2008-2016. Il file, questo lo trovate sia nella playlist della memoria storica sull'epidemia SARS-CoV-2 in Italia tra il 2020 e il 2023, quanto nella playlist YouTube La strategia di rigenerazione di Soros, storia ed applicazione. Se volete andare a espandere queste riflessioni, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.